51. L'ultima volta che un fotografo ti ha fatto un ritratto, quando sono partita, sono andata a Parigi. È stato 3 anni fa. 52. Pensi che i musical siano ridicoli? A me, sinceramente, i musical non piacciono tantissimo. Però non penso siano ridicoli. 53. Il Natale è stressante? No, raga, per me il Natale è troppo bello. A parte che stai tutti i giorni rinchiusa in casa. Questo è un dettaglio che non molto mi piace, perché come vi ho detto non sono una ragazza a cui piace tanto stare a casa, perché sono iperattiva e devo fare sempre qualcosa, devo uscire perché sennò divento pazza. Non è stressante per me il Natale. Infatti adesso sono tristissima che già sia passato, non so come sia potuto succedere, però lasciamo perdere. 54. Mai mangiato un piroghi ravioli polacchi? No, mai. 55. Torta di frutta preferita? Torta alle mele. 56. Lavoro che volevi fare da piccolo? Allora, raga, dovete sapere che io sono una persona molto indecisa. Infatti, da piccola volevo fare la dottoressa. Poi, volevo fare l'attrice. Poi, volevo fare la cantante. Poi, avrei voluto fare la ballerina. Poi, avrei voluto fare la nutrizionista. E adesso non so più cosa voglio fare, per farvi capire un po' la confusione che c'è nella mia testa. 57. Credi ai fantasmi? No. 58. Hai mai avuto la sensazione di déjà vu? Sì, tantissime volte. Penso che tutti l'abbiano qualche volta provata. 59. Prendi vitamine giornalmente? In realtà sì, raga, le prendo. Non penso ci sia niente di male a dirlo. Delle vitamine per aiutare i capelli, le unghie, eccetera, eccetera. 60. Indossi le pantofole? In questo momento non le indosso, però sono appunto qui perché le metto sempre quando sto a casa. E sono troppo carine con il coniglietto. 62. Cosa indossi per andare a letto? Un pigiamone di pile pieno di stelle e sopra metto una vestaglina sempre di pile perché, come vi ho detto, muoio sempre dal freddo. Se sentite questo rumore, è appunto l'aria condizionata che è messa però calda, ovviamente, perché d'estate non è che d'inverno, magari fossimo d'estate, non è che metto l'aria fredda. Però sta cominciando a darmi veramente fastidio, quindi lo stacco. 61. Indossi un accappatoio? In questo momento no, però quando mi faccio la doccia ovviamente sì. Che domande. 63. Primo concreto. Che significa? 64. Carrefour, Auchan e Bennet. Auchan. Come volete chiamarlo voi, non lo so io. Poi 65, Nike o Adidas? Sicuramente Adidas. 66, patatine o Fonsis? Anche se non ne mangio. Dettagli. 66, noccioline o semi di girasole? Noccioline, raga, che domande. 68, mai sentito parlare del gruppo Trince Bean? No, non so chi siano. 69, hai mai preso lezioni di ballo? Sì, quando ero piccola, per circa 5 mesi, ho fatto danza moderna. 7, che lavoro vuoi che faccia la tua o il tuo futuro coniuge? Non lo so, raga, perché dovrei volere che faccia qualche mestiere in particolare? Non lo so. 71. Sai arricciare la lingua? Io so fare solo questo. 72. Hai mai avuto una gara di spelling? No, non ho mai partecipato. 73. Hai mai pianto perché eri felice? In realtà no, io non piango mai per la felicità. 74. Possiedi dei dischi? In che senso? Certo. Possiedi un gran giradischi? No. 76. Bruci incenso regolarmente? No. 77. Mai stato innamorato? Sì. 78. Chi vorresti vedere in concerto? Ariana Grande? Assolutamente. 79. Qual è stato l'ultimo concerto che hai visto? Un gruppo che però non mi ricordo neanche come si chiamano. 80. Tè caldo o tè freddo? Tè caldo. 81. Tè o caffè? Tè. 82. Zucchero o biscotti alla cannella? Nessuno dei due. 83. Sai nuotare bene? Sì, perché ho fatto anche nuoto e anche perché io tutte le estati sto ogni giorno a mare e nuoto sempre. 84. Sai trattenere il respiro senza tappare il naso? Ci provo. Ok, raga.
È davvero, non sto respirando. Dai, così mi uccido. Non ce la facciamo più. Non so quanto sono stata, contatelo voi. 85, sei paziente? No, completamente. 86, DJ o band a un matrimonio? Un matrimonio preferirei la band. 87, mai visto un concorso? No. 88. Avete mai fatto un intervento di chirurgia plastica? No, non penso sia molto indicato per la metà. 89. Quali sono le olive migliori, nere o verdi? Verdi, assolutamente. 90. Sai fare a maglia o uncinetto? No. 91. Stanza migliore per un camino? Cucina. 92. Vuoi sposarti? Certo. 93. Sei sposato, da quanto tempo siete sposati? 90. Ok, raga, ho trovato una soluzione, cioè 95. Piangi e fai capricci fino a quando non ottieni quel che vuoi. Sì, raga, mi faccio brutta pubblicità. Sì, sono una bambina, raga, lo so. 96. Hai figli? Sì, no, 50. 97. Vuoi bambini? Ovviamente quando sarò grande, certo che li vorrò. 98. Qual è il tuo colore preferito? Magenta, che è praticamente un miscuglio tra viola e fucsia. 99. Ti manca qualcuno in questo momento? Sì, ma non posso fare nomi. 100. Chi? Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi. Lasciate tanti pollicioni in su se questo video vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio.